Buonasera Vespa, buonasera a tutti i suoi ospiti e ai telespettatori. Allora, il dato di Roma mi pare abbastanza interessante, e anche il dato di Torino, che forse non vi aspettavate, se sì, è vero quello che ci viene detto, nel senso che noi siamo sempre molto prudenti da sempre su queste cose. Comunque, prego. Sì. Vespa, se è vero quel che viene detto, il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica della capitale, è la prima forza politica a Torino, segna una crescita significativa in moltissime città. A Torino non credo, Come no? A Torino la prima forza politica, ricordi sempre, dottor Vespa, che il Movimento 5 Stelle si presenta dovunque da solo, non con tante liste a supporto, noi andiamo sempre da soli. Per cui siamo estremamente soddisfatti, ora dobbiamo vincere le elezioni, dobbiamo riuscire a vincere a Torino, a Roma e in tante altre città. Evidentemente questa forza politica negli ultimi anni ha fatto delle cose molto buone. I nostri temi, il reddito di cittadinanza, le nostre proposte anticorruzione, per la trasparenza, per sostenere la piccola e media impresa, evidentemente sono buone, hanno convinto i cittadini, nonostante, diciamo, complessivamente l'avere tutti quanti contro. Insomma, evidentemente stiamo lavorando bene. È anche la prima campagna elettorale, dottor Vespa, senza purtroppo già Roberto, con Beppe che ha fatto, come lui ha detto, un passo di lato. Quindi questo segna una crescita significativa del movimento, siamo molto molto soddisfatti, però saremo ancora più soddisfatti quando, speriamo, riusciremo ad amministrare la capitale così da farla tornare una città normale dopo che è stata spolpata da tutti i partiti, e magari altre città importanti come Torino, dove il risultato anche a Torino, francamente, se dovesse essere confermato, è straordinario. Senta, onorevole Battista, voi prima del ballottaggio renderete noto il nome degli assessori, farete un passo in avanti verso una comunicazione più ampia? Assolutamente sì, ma Virginia Raggi l'ha sempre detto, diciamo che anche molti molti attacchi che ha ricevuto hanno consigliato ad alcuni nostri candidati come possibili assessori, alcune persone che Virginia Raggi ha scelto, appunto, di chiedere di essere comunicati nella fase precedente, appunto, ai ballottaggi. Lo faremo nei prossimi giorni. Tenete presente che però a Roma abbiamo un programma. Evidentemente, dottor Vespa, l'abbiamo convinti tanti cittadini con un programma. Non è populismo, non è voto di protesta il 37% a Roma, non è voto di protesta, è politica, è buona politica, è buona amministrazione. Sono buone soluzioni per Roma, che è una città che non ha asili nido, dove la mobilità è quella che è. Noi siamo buona politica, siamo opposizione in Parlamento, siamo buona politica, possiamo fare un grande risultato. La scelta degli assessori sarà del sindaco o sarà una scelta collettiva? Sarà del sindaco, poi come sempre, come abbiamo detto, in questo caso Virginia Raggi si coordinerà con uno staff che lei ha scelto. Anche qui si è fatta un quantitativo di polemiche nelle ultime 3 settimane, sperando poi che queste polemiche, me lo consenta Vespa, infamità ricevute da Virginia Raggi, appunto, potessero influire negativamente sul nostro risultato. Così non è stato, per cui consiglio anche a tutti i giornalisti, i direttori vari che hanno portato avanti una campagna veramente molto molto squallida contro il Movimento 5 Stelle di cambiare strategia, perché non serve, perché i cittadini hanno riempito Piazza del Popolo, perché siamo gli unici che ancora sappiamo raccogliere un popolo che tra l'altro ringraziamo, di romani. Io ringrazio tanto i romani, ringrazio tanto gli attivisti. Ripeto, il Movimento 5 Stelle, Vespa, è la forza politica più giovane che c'è in Italia, sia anagraficamente che per quanto riguarda poi la sua nascita, ed oggi è la prima forza politica della capitale e forse di tante tante altre città. Mauro Giliberti, vuoi aggiungere qualcosa? Chi preferireste come avversario? Giachetti, Meloni, testa a testa, chi è l'avversario più facile da battere e perché? Non lo so quale sarà l'avversario più facile, noi dobbiamo convincere tutti gli altri cittadini, appunto, a sostenerci con la bontà delle nostre idee. Io sono convinto che le nostre idee siano la chiave giusta, senza scendere troppo in polemiche, ma convincerle. Noi parliamo a tutti i romani, a tutti quanti. Io non so, certamente il risultato del Partito Democratico è davvero pessimo sia a Roma che in tante altre città, ma questo è frutto delle politiche di Renzi, che sono state fondamentali dal punto di vista economico. Ricordo che sono spese
spesi 24 miliardi di euro di soldi dei cittadini italiani per Jobs Act, per politiche giovanili sul lavoro e per gli 80 euro che ora vengono anche richiesti indietro ai cittadini italiani, e purtroppo l'Italia continua a essere in stagnazione. Il Movimento ha altre manovre: ai reddito di cittadinanza, al sostegno della piccola e media impresa, al piano energetico nazionale, alla carta dell'onestà, una serie di proposte utili per contrastare sul serio la corruzione. Credo che l'onorevole Rosato abbia qualcosa da obiettare. I cittadini ci danno fiducia. Senta l'onorevole Rosato, per favore. Ma io intanto credo che bisogna avere sempre rispetto per gli elettori, e quando decidono di scegliere un partito bisogna rispettare questo. Credo che il Partito Democratico abbia pagato, e soprattutto che è un bravo candidato sindaco che ha fatto bene il suo mestiere e che lo continuerà a fare fino alla fine della campagna elettorale, che io penso non sia assolutamente chiusa, ha pagato il prezzo di quello che è stato il disastro marino, il disastro di quel governo, le avete condizioni... Fatto voi, Rosato. No, c'eri anche tu. Ma eravate voi lasciami partito, finire, gli azionisti finire, di maggioranza, lasciami eravate finire. Voi. Tu non sarai mai... Cioè, non è che eravate da un'altra parte. Ma Rosato, guarda che io... mi scusi, stavo rispondendo a Di Battista, prego. Stavo cercando di rispondere, ma capisco che... l'unica soddisfazione che può avere Sinistra Italiana oggi vera è quella di far perdere il PD a Roma, di consentire che la Meloni vada al ballottaggio. Del resto è la strategia che hanno usato. Per chiudere le obiezioni a Di Battista, questa strategia non funziona. Devo dire che rispetto al Movimento 5 Stelle è giusto che i cittadini provino. Io però vorrei ricordare quello che oggi stanno provando. Il Movimento 5 Stelle governa, ha vinto le elezioni in 17 città italiane. 17 sono. Un terzo di queste città, il 35% di queste città, gli amministratori hanno un avviso di garanzia. È come se ci fossero 1500 sindaci del PD con un avviso di garanzia. Nelle altre città, a Gela hanno espulso il sindaco, a Mira, a Bagheria hanno espulso il sindaco, hanno espulso gli assessori, hanno una situazione di Livorno. Sono situazioni in cui il governo del Movimento 5 Stelle ancora non è noto. Lo dimostreremo nel corso del tempo. La differenza di un governo vero, di cose concrete, è rispetto a un programma che va letto, quello del Movimento 5 Stelle su Roma, va letto il programma, un programma assolutamente inconsistente. Dopodiché i cittadini ci hanno fatto pagare un prezzo per quello che non abbiamo saputo fare con il governo marino. Lo stiamo pagando, dimostreremo in questi 15 giorni che c'è spazio per recuperare, spazio per dimostrare che questa capitale può essere meglio. Di Battista? Se andiamo al ballottaggio, certo. Vespa? Sì, prego. Ma stanno pagando anche Torino? Stanno pagando anche Bologna? Dove stanno pagando? Insomma, il nervosismo del deputato Rosato si vede chiaramente nel suo volto. A me non interessa la polemica veramente, mi interessa dare delle soluzioni importanti per queste città. Prima faceva la consueta lista di tutte le città dove amministriamo e dove tra l'altro stiamo facendo delle cose straordinarie, certo. Abolire Equitalia sul serio, Renzi lo promette, non lo stiamo facendo. Guarda, non lo state volendo, state affidando a Equitalia, scusi, la gestione dei servizi. Può non interrompere la gestione dei servizi, il contrario di quello che stai dicendo. Certo, ti ascolto volentieri. Può non interrompere? Ti ascolto, prego, prego Di Battista. Educazione. Ma no, perfetto. Qui ci stiamo parlando stiamo un po' tra di noi, stiamo riducendo le tasse sui rifiuti, stiamo riducendo il debito che hanno lasciato questi amministratori disastrosi del Partito Democratico. Quindi la lettura apocalittica che fa Rosato, ovviamente, del Partito Democratico la rigettiamo totalmente al mittente. E i risultati, appunto, di Roma, Torino, ma di tante altre città, guardate i risultati in Sicilia, siamo primi in tantissime città, ecco, dimostrano che evidentemente questa forza politica che ha avuto tutti quanti conti, gran parte, non tutto, il sistema mediatico e tutti i partiti coalizzati sta facendo delle cose molto importanti nell'unico interesse che è quello dei cittadini italiani. Poi vorrei aggiungere solo una cosa, dato che ho l'opportunità per la prima volta di parlare con il direttore del TG1 Orfeo, che ricordo è un dipendente dei cittadini che pagano il canone, non del presidente Renzi. Vorrei sapere se guardi, domani il suo TG dirà che la forza del Movimento 5 Stelle è la prima forza politica della capitale, o magari tirerà fuori qualche storia sulla Raggi, su una pettinatura della Raggi. Caro Di Battista, qual è il suo problema? Qual è il suo problema? Mi dica. A parte che è sempre benvenuto al TG1, il problema è che lei deve dare, lei è il direttore del TG1 e deve dare una informazione. E io caro Di Battista, c'è una commissione parlamentare di vigilanza che è deputata a fare questo, che ha riconosciuto la mia correttezza sempre.
Capisce? Quindi lei non può dire, lei non può dire delle falsità in televisione, caro Di Battista. Io sono pagato dai cittadini come ha pagato lei. Io sono pagato dai cittadini come ha pagato lei. Quindi vi faccio la cortesia. Domani a dire che il Movimento 5 Stelle è la prima forza della capitale. Sia corretto lei con me. Sia corretto lei con me. Va bene. E non minacci. Allora, scusa, posso completare? Perché sì, prego. Grazie. Vorrei dire che chiedere appunto sempre una maggiore corretta informazione non è alcuna minaccia, per cui non utilizziamo delle parole a casaccio. Beh, per quanto riguarda invece le parole di La Russa, dottor Vespa, La Russa dice di nuovo gli inesperti. Io vorrei solo ricordare, lo vedremo. Anche pensato tanti cittadini romani, che gli esperti della politica a Roma, da destra a sinistra, hanno fatto accordi con Mafia Capitale e gli esperti della politica hanno lasciato Roma con quasi 17 miliardi di euro di debiti e forse gli esperti della politica con i soldi di noi romani si sono comprati titoli tossici, derivati, scommesse bancarie che 9 volte su 10 fanno vincere le banche e mai i comuni a nostra insaputa di noi cittadini utilizzano le tasse in questo modo. Allora, questa è la dimostrazione, non abbiamo vinto affatto. Ne parleremo al ballottaggio. Grazie all'onorevole Di Battista, c'è un modo. Occorre impegnarsi perché vogliamo governare Roma, Torino e tante altre città. Speriamo di andare al ballottaggio.